Bene, buongiorno a tutti. Se riusciamo a abbassare un po' la musica, perché credo che possiamo partire con queste premiazioni di questo 65esimo carnevale di Largo di Bocca. A tutti, credo che sia doveroso anche per il tempo, anche oggi avevamo detto pioggia, pioggia, invece siamo più forti del tempo. Io lascio la parola al Re Carnevale, c'è Mario Vascotto presidente, il sindaco c'è, perciò credo che possiamo cominciare. Lascio la parola al sindaco Laura Marzi per un saluto. Buonasera a tutti, sarò brevissima anche perché nel frattempo ho anche perso un po' la voce e quindi ancora un ringraziamento a tutti perché avete reso davvero questo carnevale una cosa meravigliosa, quest'anno ancora più meravigliosa del solito. Grazie ancora e complimenti a tutti. Allora, ci siamo tutti, vero? Sì, sì! Dei primi volevo dare due riconoscimenti. Allora, il primo per i ragazzi del Mondo Unito, c'è un attestato. Sì, presidente, prima dagli ordini e poi fa di testa sua, ma se presidente per qualcosa, vabbè. Allora, primo riconoscimento ai ragazzi, anche al Re Carnevale qua vicino a noi, i ragazzi che hanno sfilato in questo 65esimo Carnevale, i ragazzi che fanno parte del Collegio del Mondo Unito, ritira la pergamena un componente della Compagnia dei Mandrioi che verrà consegnata al Rettore, perciò è stato un momento importante per tutti vedere questi ragazzi che lanciavano il messaggio di pace. Grazie. Adesso parola al presidente dell'associazione. Allora, due ricordi naturalmente, uno da parte della compagnia Bora, consegna il presidente della Bora, uno dei nostri grandi ragazzi e caro amico. Vuoi dire due parole? Vogliamo dare questa targa ricordo per Mauro Persani. Chi parla deve stare in centro del palco, non aver paura. Vogliamo dare questa targa per Mauro Terzani, che è stato una persona fantastica, che ha dato moltissimo per la compagnia Labora e che ci manca. Vicino, ci fa dalla pubblicità, ci fa il sito internet, ci prepara il giorno dopo, giusto, tutta la sfilata pronta. Caro Antonio,
Antonio, sei sempre con noi. Media supporter del compagnia del Carrellano. Volta Antonio! Volta Antonio! Volta Antonio! Bene, si sente adesso? Adesso meglio. Allora, chi parla deve parlare dentro il microfono, non così, perché... Ok, credo che siamo pronti. Mario, possiamo partire con i premi. Allora, partiamo sempre con le premiazioni delle maschere delle varie compagnie che si sono distinte in questo corso mascherato. Partiamo con la compagnia Bellezze Naturali. Ricordo, si sale e si scende, quest'anno abbiamo fatto le cose per bene e funziona anche il microfono, vero? Faccio quest'anno una roba. Bellezze Naturali, gli Smeraldi. Smeraldi raccolti e si preparano i pannelli solari. Cominciamo bene, abbiamo visto che se sali da là e se scendi da là, va bene, dai, dai, dai. Smeraldi, credo che un applauso va fatto, cioè, dai, bravi. Ste donne che ha sempre qualcosa da dire, non mi va mai bene. Grazie. Pannelli solari. Compagnia Bellezze Naturali. Pannelli solari trasformati in... Vento, perché il sole è assente. Ecco, dunque ritornerà anche il sole. Grazie, complimenti. Bellezze Naturali, Balene Greenpeace. Bellezze Naturali, Balena Greenpeace stanno arrivando, dopo ci sarà la compagnia Mandrioi con la muraglia cinese, perciò se comincia a prepararsi. Se adesso dico che sta arrivando le balene, le buttano nel paio. Complimenti, compagnia Mandrioi, muraglia cinese e si prepara il muro di Berlino. Complimenti. Compagnia Mandrioi. Muro di Berlino. Complimenti. Compagnia Mandrioi. Pedocin. Ecco, uno spaccato del pedocin, un meglio dell'altro. Passiamo alla compagnia Ongia. Primo gruppo che si è distinto della compagnia Le Coccinelle. Grazie. No. Quell'altro, quel
Mia Onda Mantidi. Arriva una rappresentanza. Dai Diana, te che la puoi fare, dai. Grazie. Passiamo alla compagnia Brivido. Primo gruppo, salti in banco. Scusate, ma come si dice sempre, bisogna fare un po' di confusione. Compagnia Ongia Moschini del Vino. Premio del Carnevale, una roba. Grazie. Bene, adesso possiamo passare alla compagnia Brivido. Salti in banco. Porta. De qua. Compagnia Brivido, Giants e Foto. Ecco. Fate le foto. Sempre compagnia Brivido, quadro vivente Picasso. Ah, sempre qua. Prego. Grazie. Compagnia. L'assessore è stanco di tutte queste notti. Ecco, va bene. Presidente, spieghi bene. Bene, dai, filata e via, dai, forza. Una, dopo fate voi, faremo dopo. Va bene. Erano questi i Giants, erano questi i principali Giants. Grazie! Non deve preoccuparsi, solo un poco di confusione. Siamo confusi, oramai quando si arriva il martedì alle 5 vi ringrazio per tutte. Così questi brindisi che stai in questi giorni, perciò capitemi nella mia confusione, nella mia età. Compagnia Trottola, Vespe!
Vespe! Bene, qualcuno vuole premiare le vespe o se le dimentichiamo? Credo... Re Carnevale, quello che ci vede sempre una pezza. Complimenti. Bene, in impennata tutto il palco. Grazie. Compagnia Trottola. Dopo le vespe. Oh, questo del vigile urbano, eh? Compagnia Trottola, Zanzare. Bene, le zanzare della compagnia Trottola. Oh, non mi sono mai spunto tanto come in questo carnevale. Cioè, tra zanzare, vespe, infermiere. Grazie, un applauso. Grazie. Discesa. Sempre compagnia Trottola Ratti. Fantigane. Grazie e complimenti a voi affollate il lungomare d'estate. Qualcuno premia? Già stato premiato. Grazie. Complimenti. Permettetemi ancora un attimo perché giorni difficili, perciò chiamerei sul palco i street dancer della compagnia Brivido. Verangia in famiglia in poche parole. Va bene Elisa? Grazie, complimenti anche ai street dancer della compagnia Brivido. Grazie. Compagnia Bulli e Puppe. Fantigane un po' lente, perciò il deflusso dal palco. Qualche problema. Compagnia Bulli e Puppe. Windsurf! Windsurf, compagnia Bulli e Puppe!
complimenti. Grazie. Bravi. Compagnia Puglie Pumpe, Parapendio. Eccolo. Complimenti. Chi una testa e uno a piromboro, ho visto. Chi si buttava a testa? Ah, quegliare, quegliare, vai. Difficile, difficile, difficile. Bisogna, con collaboratori come voi. Puglie Pumpe Synchronet. Fisico bestiale proprio, fisico. Grazie, complimenti anche a chi doveva contenere le sincronette, che non è sempre stato facile. Passeremo tra poco alla compagnia Elabora. Compagnia Elabora, cocktail classici. Stanno arrivando. Grazie. Fotografi, fatto tutto? E altri ancora? Grazie, compagnia Elabora, Mojito scomposto. Premia Re Carnevale. Si è ricomposto. Ma Dario va via. Fatto? Aspetta, ecco, Mojito ritorna, perché la foto non è Dario, era intrigoso, sì. Fatto, grazie. Compagnia Elabora, camerieri pasticcioni. Siamo la compagnia Lampo, primo gruppo, le pecorelle indisciplinate.
questa pecorella domenica sera lassù che era commossa. Un commento sulle sensazioni. Strepitoso. Mai è stata lassù, mai. Mi sono morta. Un applauso, perché dalla sua la domenica sera le emozioni sono forti. Grazie. Sempre compagnia Lampo, Fiori Cotone. Compagnia Lampo, Nonnine Sferruzzanti. Per le nonnine, dopo che abbiamo visto a Sanremo la nonnina che balla, questa mi fa un poco peso. Salutiamo anche la nostra madrina di quest'anno, Daniela Pobega, credo che due parole. No, infatti zero timide al microfono, ma volevo appunto ringraziarvi, è stato bellissimo. Se peccato di cambiare madrina ogni anno, se no lo rifarei. Beh, ma nei tuoi spettacoli porta qualcuno anche di Muggia. Grazie Daniela. Passiamo ai premi speciali. Il primo premio speciale è il premio Mazzucola per il maschera del gruppo che meglio rappresenta lo spirito carnevalesco. L'altro anno se l'era giudicato gli Oli Esausti della compagnia Mandrioi, che chiamerei sul palco per ritirare la targa sostitutiva prima di passare a premiare la maschera di quest'anno. Compagnia Mandrioi, Oli Esausti, 64esima edizione. È il premio Mazzucola. Grazie. Premio Mazzucola 2018 a Trump del gruppo Muro Messicano, compagnia Mandrioi. Due parole, Presidente. Allora, sono contento di essere venuto qua a Muggia e vi posso dire che da oggi in avanti sarà il comune più ricco. Dovrebbe parlare in inglese. I am very glad. Yes. Grazie, complimenti. Come sempre, un presidente quando sta sul palco bisogna aiutarlo nell'uscita. Passiamo al premio Pece Piccio per la maschera più piccola della sfilata. Anche quest'anno il premio sostitutivo rispetto all'edizione dell'altro anno, che era il più piccolo, era Alberto Fiorella, che premia
premia anche uno dei più giovani della sfilata. Allora, l'altro anno si era giudicato Alberto Fiorella della compagnia La Bora, nato il 15 del 2 2017. Siamo quasi alla festa. Quest'anno è la sfilata. Ancora 65 edizioni arrivano. Allora, premio Pece Piccio 2018, Bianca Ellero, nata il 18 novembre 2018, della compagnia La Bora. Vabbè. Grazie. Tutti quanti, però dopo cos'è? Oh, ma te fatino, te parlitino, tutti quanti, no? Allora, intanto venga sulle una nata il primo dicembre, ma credo che in questo caso non sia la targa, che comunque in qualche maniera faremo arrivare, però credo che valga la pena per il carnevale e anche per quello che rappresenta per il nostro futuro, però centro del palco, perché se no i fotografi lo vedi, qualcuno qua vicino per far, devo impiegare tutto, cioè, mamma mia, un applauso! Adesso la dormi, tra un 18 anni non dormirà la mamma perché dirà corsa la sé con i grattini, con quel. Trofeo Idelio Svetez, alla persona che nel corso degli anni ha saputo promuovere, valorizzare il carnevale di Muggia, che è offerto dalla compagnia Ongia in ricordo di Idelio Svetez. Il premio l'altro anno era andato alla signora Livia Roncalli Stener, che qualcuno ritira la targa sostitutiva. Ecco. Marco Tener. Quest'anno trofeo Idelio Svetez a Franco Marchio Mazzucola della compagnia Ongia. Noi non moriremo mai. Con una domanda sola, ma sono alcune persone della tua età che si lamentano di questi grattini o altro, ma è vero che c'è tutta questa confusione? Come? Vero che durante il carnevale c'è tutta questa confusione, qualcuno si lamenta? No, non deve mai stare la confusione, moia, neanche per carnevale. C'è allegria, questa è allegria, evviva l'allegria, evviva moia! Grazie Franco, credo che tutta Muggia deve far tesoro di queste parole, perché l'allegria è quella che ci fa stare assieme. Perciò grazie Franco. Passiamo al premio Baldan,
Institute, istituito dalla compagnia Olgia in memoria di Mario Tugliak. In questo vengono premiati sono i carri minori o carretti con caratteristiche di colore o costruzione. Il comitato giudicante è della compagnia Olgia, quest'anno il trofeo sostitutivo dell'altro anno che si era aggiudicato la compagnia Brivido col fumetto Tex. Qualcuno della compagnia Brivido? Grazie. Ci siamo per il premio di quest'anno? Premio Valdan alla bottega degli alchimisti del carro di apertura della Trottola. Ecco gli alchimisti. Allora, ricordiamo, grazie Stefano, anche le nipoti di Mario, complimenti, Stefano, c'è anche il nostro tutta colpa sua, Andrea, dentro nel palco, complimenti. Grazie. Stefano, come sei? Tutto a posto? Tutto a posto? Mi pareva strano. Il premio. Dice Gazzaffio che ha il premio. Chi ha il premio? Chi ha il premio? No, no, c'è. Andrea, sei qua il premio. Sei qua. Grazie agli alchimisti. Grazie a voi. Credo che un applauso va fatto. Passiamo al premio La Donna del Capanon, offerto dalla compagnia Brivido per quelle donne che si impegnano ogni giorno in Capanone, è un premio in memoria di Claudia Babic, credo che vanno ringraziate tutte le donne che al di là di essere in Capanone o meno, ma fanno questi vestiti spettacolari, queste se mangia e se bevi, e credo che hanno una infinita pazienza a trattare con presidenti irascibili, a smorzare certe frizioni che ogni tanto ci sono. Perciò prima di tutto un grande applauso a tutte le donne che sono in carnevale, quelle che sono alla sera in giro, quelle che stanno con i bambini, perché soltanto a Muggia si può vedere il sabato sera di carnevale le famiglie assieme, dai 0 ai 130 anni, e se sei qualche duca a 131 che vieni a far festa. Grazie, perciò quest'anno il premio va a Roberta Giovannini della compagnia Trottola. Anche le nonne, compreso il sindaco. Roberta Giovannini. Grazie. Ora hai una coppa, complimenti. Coppa offerta dalla Bottega degli Animali al premio per la maschera, il gruppo e il carro più innovativo della sfilata. Offerto dalla Bottega degli Animali alle palle eoliche e pannelli solari del gruppo Energie Rinnovabili della compagnia Bellezze Naturali, che gli manca però di sempre. Sono arrivati. Mamma mia, dai, che dovevo andare.
andare a far festa, tutti vogliono andare a far festa, perciò adesso passiamo agli Oscar. Oscar, regia generale, con punti 27, compagnia La Trottola. Complimenti Sandra. Grazie, complimenti. Oscar, cura e fantasia dei costumi, punti 27, compagnia Brivido. Centro del palco, ogni volta sempre qui. Grazie. Oscar, brio e macchiettistica. Adesso chiedo spiegazioni qua. Ecco, oh sì, questa volta hanno scritto giusto. Allora, ex equo, con punti 27, compagnia Bellezze Naturali e compagnia Buglie e Puppe. Bellezze che avevo e manca i Bugli. Aspetta, questi sono solo le bellezze, dopo te spieghiamo, Buglie e Puppe questi, allora in rosso le bellezze, in giallo Buglie e Puppe, facile. Complimenti, grande Monte, grazie. Oscar, aspetto scenotecnico del carro con punti 29, compagnia Bellezze Naturali. Grazie e complimenti ancora. Passiamo ora al trofeo artigiani, premia Remigio Ellero della Confartigianato, al carro principale della compagnia Bellezze Naturali. Entro nel palco. Grazie, adesso passiamo alle bande. Terzo posto, coppa offerta dal comune di Muggia, perciò sindaco, offerta dal comune di Muggia, premia il sindaco, alla banda della compagnia Ongia. Complimenti. Al secondo posto premia Re Carnevale in questi giorni, caro sindaco. Sempre coppa offerta dal comune di Muggia alla banda della compagnia Bellezze Naturali.
grazie. Primo posto, sempre offerta dal comune di Muggia, mio sindaco, tocca a lei, alla banda della compagnia Trottola. Persone sconosciute, soprattutto una all'interno dell'ufficio carnevale. Grazie, grazie per tutto. Sabrina, io adesso lei tornerà dalla sua compagnia, perché dopo alla fine in questi 5 giorni conta le compagnie. Però un applauso a Sabrina, perché credo che senza di lei, al di là che il Mino faria niente, però credo che anche il carnevale sarebbe diverso. Perciò grazie Sabrina, grazie per il suo impegno, perché nonostante che di notte sia in giro, la mattina è qua, è perché mi sopporta. Grazie. E sopporta anche il presidente. Grazie. Passiamo alla mascherina d'oro del 65esimo carnevale muggesano, coppa offerta dalla bottega degli animali. L'altro anno ce l'erano aggiudicata gli aeroplanini della compagnia Mandrioi. Adesso comincio a avere anche salivazione, trovata in mega becca anche la bottiglia d'acqua, non so chi. Qualcuno degli aeroplanini della compagnia Mandrioi? Grazie. Mascherine d'oro, edizione 2018, le ranette velenose del gruppo indigeni della compagnia Trottola. Credo che ancora una foto vale la pena fare, perché credo che queste ranette, aeroplanini, però ecco, questo è lo spirito del carnevale, quello che ci fa stare assieme i più piccoli con i più anziani, però credo che questo sia il futuro, perciò un bel applauso anche a loro. Luci accese. Ormai non aspettiamo altro che andare a far festa. Adesso passeremo alla maschera d'oro. Io volevo qua vicino a me un po' quelli che sono l'anima di queste giornate, perciò un rappresentante della polizia locale, che per tutte le forze di sicurezza che ci sono, un rappresentante dei nostri operai che insomma ci sono, e poi moto mondiale con le robe là hanno le ombrelline, e io ho le tribunine, quelle che stanno qua con me, perciò qua Carmen, Mariangela, altra Carmen, sì, dottor Ferretti, non si nasconda. Questi qua in rappresentanza di quelle tante persone, perciò permettetemi un ringraziamento, dottor Ferretti, venga, a quelli che ci hanno supportato, all'ingegner Sponza che ha predisposto il piano di sicurezza, alla prefettura che ci ha guidato e ci ha accompagnato, alle forze dell'ordine, al dottor Vecchiet, con cui abbiamo avuto più di qualche giornata tesa, ma sempre in maniera amichevole, a tutto il comune di Muggia, a tutto lo staff della Flash di Vincenzo Rovinelli, a Mario Vascotto, a tutte le compagnie. Perciò noi siamo qua proprio per ringraziarvi, perché ci date e sappiamo che quello che facciamo è qualcosa di immenso e grande, cioè guardare da quella finestra domenica sera alla piazza, permettetemi, è un'emozione grande. Perciò adesso rimaniamo qua che premiamo la maschera d'oro. Vincitori della maschera d'oro Carnevale 2017 al gruppo Vecchietti della compagnia Bora, che vengano a ritirare il premio sostitutivo.
Allora, centro del palco, ritorniamo, Carmen, centro del palco, Mario, Daniela, la madrina, dottor Ferretti, Sabrina, l'abbiamo vista prima, adesso non so dov'è, ma comunque è qua con noi e passiamo alla premiazione della maschera d'oro. Adesso c'è un consulto là dietro tra sindaco, possiamo partire? Maschera d'oro, il terzo posto. Chi premia? Premia Carmen. Allora, terzo posto. Gruppo di ballo Street Dance Compagnia Brivido. Allora, che avevi visto che non ero mica, facevo casino. Ecco. Secondo posto, no, qua. Secondo posto, chi premia? Premia Mario? Mario Mascotto. Secondo posto, Maschera d'Oro 2018, Compagnia Puglia e Pumpe, i Tuffatori. Grazie, fermi, fermi qua. Sindaco premia la maschera d'oro 2018 del 65esimo Carnevale di Muggia e con questo vi auguriamo un buon divertimento. Compagnia Brivido Street Air Painting Camaleontico. Elisa, arriva qualche tu? Dai, dai! Bene! Credo che non le altre maschere, anche i ometti vicini. Credo che non ci resta altro che pensare di metterci un'agenda la prima settimana di marzo del prossimo anno e non dimenticarci di questa piazza, andare a far festa questa sera. Carnevale estivo, come che dici Mario? È sabato prossimo a Palmanova. Ecco, mettetevi l'agenda piena perché c'è sempre qualcosa, perciò vorrei Carnevale. Da non dimenticare che domani è il 14 febbraio, la festa dei innamorati. Grazie, grazie a tutti, buon divertimento e viva il Carnevale, viva Muggia, grazie!